chiedo scusa ai presenti, così avviamo un pochino i lavori. Io purtroppo per me, e per fortuna che voi, per voi, dovrò scappar via per un impegno precedentemente assunto. Oggi sarei stato ben volentieri a sentire, perché quando si ragiona di diritti civili c'è sempre da imparare. Questo è un tema che soprattutto su Cosenza meriterebbe ben ampio risalto. La straordinaria partecipazione di folla ci fa capire quanta strada si debba ancora percorrere, perché certi temi vengono sdoganati con difficoltà. Poi sappiamo tutti che cosa significhi, per esempio, omofobia, transfobia, soprattutto magari nell'età adolescenziale, ma non soltanto, quando sei oggetto del pregiudizio e quindi subisci tutta la magari sciocca, superficiale, non meditata cattiveria dell'irresponsabilità, perché molto spesso il male viene fatto in maniera assolutamente banale. Io però ho ben altro da fare, perché devo scappare. Io vi lascio a persone che certamente meglio di me sanno approfondire il tema. Ribadisco che il movimento è a disposizione di tutti coloro che vogliano ragionare di diritti civili. C'è in Cosenza, in Calabria e in Italia tutta la necessità di ragionare sui diritti delle persone, perché prima ancora dell'orientamento sessuale o meno dell'essere umano, noi dobbiamo riconoscere allo stesso il suo status di essere umano. Troppe volte in Italia questo non avviene. Io lascio la parola alla dottoressa Coscarella e vi saluto in attesa dell'arrivo di Marco Valerio, che mi saluterete voi per me. Vi ringrazio. Allora, buonasera. Io sono Marco Marchese e rappresento l'associazione radicale Certi Diritti. È una delle tante associazioni nazionali che si occupa appunto dei diritti della comunità LGBTI. A me piace ricordare sempre questo acronimo, vale a dire lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex. Poi a pieno titolo nel movimento ci sono anche delle altre. Ci sono anche delle altre lettere, c'è la Q di queer e c'è anche la A di asessuali. E quindi questo qui dimostra che il movimento è molto vario. Io nel mio intervento volevo parlare appunto del valore delle parole, perché non dobbiamo avere paura delle parole, del significato delle parole e dell'importanza del lessico. Un fatto che mi è accaduto proprio, cioè quanto sono importanti le parole, l'ho potuto misurare su un fatto personale ma banale che mi è accaduto non molto tempo fa. Poco più di 3 mesi fa io mi sono unito civilmente con il mio compagno. Vi racconto, diciamo, questo piccolo aneddoto che dà un po' il segno sul valore delle parole e su quante queste siano importanti, quanto queste condizionano le persone. E a distanza di 3 mesi mi sono trovato in una sala d'attesa di un ufficio. Era una sala abbastanza affollata e incontro un mio vecchio conoscente, una persona che non vedevo da un po' di tempo, da molti mesi. E questo qui si avvicina, mi saluta, mi chiede come sta e ad un certo punto, proprio avvicinandosi all'orecchio sottovoce, mi dice ti volevo fare i miei complimenti, tanti auguri. E io, che avevo un po' capito l'antifona e insomma il modo con cui mi aveva approcciato, allora faccio un po' il finto tondo e gli dico: senti, ma per che cosa? E lui, ancora più sottovoce, da un modo, fatto gli auguri per quella cosa là. Allora ho alzato un po' il tono della voce e ho detto: scusa, ma
per quale cosa là? Per quella cosa, l'unione, l'unione civile, sì, mi sono sposato, sì, mi sono sposato 3 mesi fa, grazie degli auguri, e adesso ci siamo uniti civilmente con mio marito. E lui quasi passa a dire, con diciamo un modo garbato, per carità, mi ha portato diciamo un po' fuori, allora un po' fuori è riuscito diciamo a parlare un po' liberamente, no? Io poi gliel'ho fatto apposta ad aumentare il tono della voce proprio per questa ragione. Questo diciamo è una cosa assolutamente banale, però dà un po' il segno della paura che si ha proprio delle parole. Ecco perché ogni volta che intervengo e faccio un intervento pubblico mi piace spiegare questo acronimo della comunità LGBTIQA, lesbica, gay, bisessuale, transgender, intersex, queer, asessuali. Il lessico è una cosa assolutamente importante, perché il valore delle parole danno anche, come dire, il peso delle cose. Se dobbiamo parlare dei diritti civili in Calabria, per esempio, non possiamo dire che siamo all'anno zero, almeno dal mio personale osservatorio. Io ho la fortuna di fare un lavoro che mi porta in giro in tutta Italia, di confrontarmi con una moltitudine di persone. L'omofobia c'è in Calabria, l'omofobia c'è nel resto dell'Italia, nella stessa misura. Io non vedo una Calabria più omofoba, sicuramente più arretrata su alcune cose. Prendiamo ad esempio la legge sulle unioni civili, è assolutamente vero, in Calabria se ne sono celebrate pochissime, molte di più ne sono state celebrate nel centro nord Italia, anche perché le persone di qui si sono trasferite nel centro nord Italia, voi per lavoro e voi anche per poter vivere se stessi in un modo più libero. Però il problema della visibilità, il problema di vivere se stessi apertamente, io ritengo che provenga maggiormente dalle stesse persone omosessuali, perché nella mia esperienza, dove con il mio compagno noi in un paese, Cleto, che qui in provincia di Cosenza, quindi un paese piccolo sulla collina, un po' isolato, noi abbiamo deciso di costruire casa e siamo andati ad abitare lì da 3 anni, e noi in questa piccola comunità abbiamo avuto a che fare, cioè fare una casa è una cosa che ti porta ad avere contatti con decine e decine di persone, quindi dagli uffici comunali al tecnico che ti fa il progetto e i suoi collaboratori, alle imprese che ti costruiscono la casa, agli operai, ai vicini di casa. Noi non siamo originari di là. Bene, io di Cleto, noi di Cleto, io e il mio compagno possiamo dire che non abbiamo avuto mai neanche il sospetto che qualcuno ci guardi male o ci giudichi in un certo modo. Anzi, simpaticamente per tutti siamo quelli della Casa di Legno, siamo anzi ragazzi della Casa di Legno. Poi mi fa anche un po' tenerezza che alla mia età ancora mi chiamano ragazzo. Vabbè, io ricordo mia nonna che a 90 anni, quando purtroppo perdeva magari una conoscente, una parente pure di una certa età, a 90 anni magari diceva di un 80enne, erano quagliune, insomma, quindi mi fa piacere che alla mia età ancora mi chiamano ragazzo. Però ecco, questo qui lo devo dire, quindi venire fuori, fare coming out per le persone omosessuali, soprattutto in questa terra, è una cosa importante. Dalla legge sulle unioni civili fino ad oggi che cosa è cambiato? Il mio personale osservatorio mi dice questo: quello che è cambiato tanto. Se fino a 3-5 e ancora di più se andiamo indietro nel tempo, 10 anni, 20 anni, le manifestazioni di omofobia, no? Piccoli e grandi casi di omofobia di cui eri oggetto testimone, si potevano, tu li potevi raccogliere quasi tutti i giorni, no? A scuola, sul lavoro, la battuta da bar, cioè, oggi c'è molta più prudenza anche nelle persone, ci si incomincia a porre il problema. Ma se racconto quella barzelletta, magari c'è qualcuno a fianco a me che potrebbe offendersi. Allora vedete, questo è già un significativo passo avanti, perché la legge sulle unioni civili in Italia ci ha fatto fare, anche se assolutamente inadeguata, poi ne parleremo,
ci ha fatto fare un salto di qualità che è quello di chiudere la stagione della cultura, della tolleranza e incominciare timidamente ad aprire una stagione più importante che è la stagione della cultura del rispetto. Sono due piani completamente diversi. La cultura della tolleranza, che è qualcosa che potrebbe sembrare positiva, invece ha delle connotazioni negative, perché la cultura della tolleranza è stai lì, fin quando non mi dai fastidio io ti tollero, ti sopporto e ti mal sopporto. La cultura del rispetto è una cosa completamente diversa, perché il rispetto significa prima di tutto accoglienza, prima di tutto non discriminazione. Allora, ritornando alla Calabria, un dato positivo che possiamo registrare da alcuni anni a questa parte è quello della celebrazione del Gay Pride, e l'ultimo è stato fatto proprio qui a Cosenza il primo luglio. Questa è una cosa sicuramente importante, un altro salto. In più abbiamo un consigliere regionale, il consigliere giudice Andrea, che ha depositato a giugno presso l'Assemblea Legislativa Regionale un progetto di legge per superare l'omotransfobia in Calabria. Sicuramente un testo che andrà discusso poi in commissione, sicuramente un testo che andrà migliorato, però anche questo è un passo avanti. Tutto questo da che cosa è dipeso? Tutto questo è dipeso proprio dal dibattito, quindi dal dibattere. Questi notevoli passi avanti si sono fatti in un tempo relativamente breve, 3 anni, che è il tempo che è intercorso da quando seriamente si è incominciato a discutere di legge sulle unioni civili fino al varo della legge e quello che poi dopo ne è conseguito. E per fortuna un grosso aiuto lo abbiamo avuto dall'informazione, anche questa molto spesso carente, però un grosso aiuto nel dibattito lo abbiamo avuto proprio dall'informazione. È finalmente superato il principio secondo cui quando tu fai un dibattito in TV e parli ad esempio della comunità LGBT ci deve essere il contrappeso che sono i tuoi detrattori. È un po' come dire che se parliamo di immigrazione non possiamo fare un dibattito se non è presente il Ku Klux Klan che rappresentano i nazisti. Cioè, che ragionamento è? Eppure per tanti anni così ha funzionato il dibattito televisivo, le interviste sui giornali. Vedete, un paese come l'Italia, che si direbbe di democrazia avanzata, di civiltà evoluta, dovrebbe avvertire anche un senso di responsabilità, perché mentre in Europa noi abbiamo una situazione diffusamente, tra virgolette, tranquilla, nel resto del mondo non è così. E tutti i passi avanti che la civiltà umana ha fatto, li ha fatto proprio attraverso queste evoluzioni. Qual è stato il comportamento italiano rispetto a tanti altri paesi che hanno varato una legge a tutela della comunità LGBT attraverso il cosiddetto matrimonio egualitario? Il comportamento italiano è stato una legge segregazionista. Perché? Il testo è assolutamente buono, ottimo, valido. Però mancano 2 cose. Manca tutto quello che è il diritto alla filiazione, quindi la stepchild adoption, la possibilità di adottare, manca una regolamentazione sulla gestazione per altri, e dall'altro lato è stato creato un istituto identico al matrimonio, però differente, quindi serve per rimarcare una differenza e ritorna al punto di partenza. Se le parole sono importanti, fino a quando ragioniamo in termini di differenze, questo continuerà a portare un'accezione negativa. Tant'è vero che a me piace parlare sempre non di differenze ma di varietà umana. Mi accingo alla conclusione. Pensate che il problema doveva essere risolto la bellezza di 27 anni fa. Il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non la bocciofila sotto casa mia, con tutto il rispetto per i cultori di questo gioco,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa un atto assolutamente imprevedibile per quegli anni. Debenna dal manuale diagnostico l'omosessualità. Quindi ad un certo punto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: vedete, noi fino adesso abbiamo considerato sui nostri manuali l'omosessualità alla stregua di un disturbo mentale, abbiamo studiato tutti questi anni, abbiamo capito che non è così. Ma si è spinta molto di più questa organizzazione, ha dato dell'omosessualità una definizione precisa, consegnandola all'umanità, e l'ha racchiusa in 4-5 parole: variante naturale del comportamento umano. Questa frase è straordinaria perché, parliamoci chiaro, col naturale voglio dire ci sono un sacco di organizzazioni che sono più o meno 30 anni che ci rompono le palle, cioè diciamo veramente come ci rompono veramente le palle, no? Allora, io vorrei ricordare a queste organizzazioni che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce l'omosessualità una variante naturale, quindi per i cultori del naturale il problema è risolto, del comportamento umano. Attenzione, potevano usare anche una definizione diversa, della sessualità umana, magari confonderla con le scelte sessuali, che sono una cosa molto diversa dall'orientamento sessuale. La scelta, quello che io faccio in ambito di sessualità, è quello che mi piace fare col mio compagno, con la mia compagna, o con un gruppo, o con tutto quello che volete, quello che mi piace e quello che non mi piace, ma è una cosa completamente diversa dall'orientamento. E in scienza, quando uno scienziato parla di comportamento, parla di una caratteristica intrinseca, e in questo caso intrinseca alla persona. Allora, ed è l'ultima cosa che vorrei dire in questo intervento: se l'omosessualità è appunto una variante naturale del comportamento umano, significa che questa è una caratteristica umana, e io mi sono rotto le palle pure di sentir parlare di omofobia, perché il termine omofobia è assolutamente inadeguato per descrivere quello di cui stiamo parlando. Infatti io l'omofobia l'ho sostituita, anche abbozzando un po', a razzismo a sfondo omofobo. Per una, anche il termine di razzismo negli ultimi decenni si è evoluto. Se noi parliamo di razzismo, ci viene in mente il colore della pelle delle persone, va bene? E il colore della pelle delle persone che cos'è? Che cos'è se non una caratteristica della grande varietà umana, e non diversità, attenzione alle parole. E allora, scusate, se il razzismo si basa su una caratteristica umana, perché la violenza e le discriminazioni contro le persone omosessuali, lo chiamiamo omofobia, non lo chiamiamo per nome e cognome razzismo? Cioè, il razzismo, tu parli di razzismo quando ci sono magari delle persone discriminate per il proprio, per la propria etnia, per la propria appartenenza etnica. Quello non è nemmeno una caratteristica umana, ma è uno stato di cose, cioè ti trovi in quella condizione e non riesco a capire perché si fa così fatica a parlare apertamente di razzismo invece di omofobia. Io abbozzo che già al massimo parliamo di di razzismo a sfondo omofobo. Siamo un po' pochi, ma evidentemente pochi ma buoni, e quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie a Marco Marchese. Adesso passerei la parola al professore Paolo Valerio, docente dell'Università di Napoli, luminare del campo, che ci delizierà con il suo intervento. Grazie. Buonasera, grazie per avermi invitato. Mi dispiace che non ero qui prima, ma purtroppo ho aspettato alle 5. Quindi Marco non posso dire tutto. Ma credo che Marco abbia già detto molto, anzi moltissimo. E quindi forse lascerò anche a voi le domande.
se ci sono delle domande che vengono in mente, perché credo che uno dei scopi di questo incontro è anche un po' di fare chiarezza, perché non ho fatto questioni abbastanza, anche dal punto di vista scientifico, chiarite. Di Marco abbiamo in un modo molto chiaro, lucido, parlato di quelle che sono, di quelle che sono le serie di questioni legate per esempio all'omofobia. Giustamente lui trova questo termine inadeguato, infatti non è una fobia, no? Noi siamo abituati a parlare di fobie quando per esempio parliamo pure dello sport, l'omofobia, le persone hanno paura degli spazi chiusi, claustrofobia. Ora quando parliamo di omofobia parliamo invece piuttosto del disgusto, delle difficoltà che le persone hanno ad affrontare la tematica dell'omosessualità o incontro alla persona omosessuale. E vicino a questo termine c'è anche l'altro, omofobia interiorizzata, cioè quando tutto questo poi riguarda anche se stessi, cioè quelle persone che hanno ne sono turbate. Oggi sempre più si preferisce il termine di omonegatività, insomma, no? In modo da poter togliere questa confusione. Ora mi chiedo se ci sono delle domande che in questo momento vengono in mente, sapendo che le questioni che affrontiamo sono questioni abbastanza complesse, perché viviamo in un paese che è fondamentalmente sessuoso, quindi la scuola non affronta queste tematiche. L'università non le affronta queste tematiche. Io insegno una facoltà di medicina e arriviamo al quinto anno e gli studenti non conoscono la differenza per esempio tra una persona omosessuale e una persona transgender, transessuale, sapendo che sono due questioni completamente diverse. Quando parliamo di omosessualità parliamo di orientamento sessuale, cioè parliamo di qual è la persona in cui confronto e provo affettività, con la quale si dovrà anche avere eventualmente una relazione sessuale. Quando parliamo di transgenderismo, transessualismo, parliamo invece di qualcosa che ha a che vedere con l'identità di genere, cioè con un profondo sentimento che ciascuno di noi ha di essere maschio o femmina. Io ho portato un piccolo video che potrebbe essere un video che mostra appunto quelli che possono essere i vissuti di un genitore, di un bambino, che oggi chiameremmo gender fluid, gender non conformi, cioè in cui c'è una fluidità di genere, in cui c'è una non conformità di stereotipi di genere. Sono tematiche che sono sempre più oggi affrontate anche nei mass media. Nel mese di settembre sono usciti due articoli, uno su Gioia, l'altro su Elle Kids, che affronta questo tema proprio perché sempre più anche nel mondo della scuola gli insegnanti trovano e si confrontano con bambini che non si conformano agli stereotipi di genere. E questo è un video semplice e chiaro che mostra tutto questo in un modo chiaro. Se Marco ce lo mostra, possiamo poi dopo anche qui sollevare una serie di interrogativi. Sapendo che oggi per i genitori affrontare il tema del transgenderismo del proprio figlio è un grosso problema. Io vivo a Napoli, lavoro al Policlinico in un servizio di psicologia dell'università e quando c'è questo problema i genitori dicono spesso: professore, gay sì, trans no.
perché in realtà ancora il trascenderismo è visto e connotato in senso psicopatologico, un po' come una malattia, sapendo che oggi invece, se penso all'Università di Napoli, all'Università di Milano, Torino, Bari, Firenze, Urbino, è offerta la possibilità agli studenti gender vario, gender non conformi, transgender, di avere quello che noi chiamiamo carriera alias, cioè loro possono chiedere di avere un nome conforme al genere a cui vogliono appartenere, anche se non è stato ancora portato a termine il percorso di retribuzione anagrafica del genere. Quindi le cose stanno cambiando e credo che spesso noi non siamo pronti ad affrontare tutte queste tematiche, perché in realtà uno dei fantasmi legati al transgenderismo, appunto per una persona M2F, cioè maschio che sente di appartenere al genere femminile, il fantasma dei genitori è la prostituzione, il che è anche vero che molte persone transgender M2F possono prostituirsi, ma lo fanno perché sono cacciati di casa, perché hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, perché la società tende in qualche modo a rigettarli o guardarli con disprezzo. Perché tutte quelle volte che noi ci spostiamo da quelli che sono degli stereotipi, e quindi il maschio deve essere forte, virile, non deve piangere, deve giocare con i fucili, quando questo non accade, cioè quando lo stereotipo non viene in qualche modo portato avanti, questo attiva subito quello che abbiamo seguito. C'è un disprezzo per la persona, ma poi viene deumanizzato. È per questo che porta soprattutto nelle scuole a tutta una serie di comportamenti che noi definiamo di bullismo omofobico, omotransfobico. A Napoli, a Secondigliano, che poi il quartiere dove si è svolto il ciclo di Gomorra, quello che abbiamo visto, l'educativa sociale, nella quale ci sono 60 ragazzi cacciati dalla scuola per una serie di problemi di adattamento al mondo scolastico, ci sono ben 6 appellati femminelli, da questo termine che Napoli ha usato, e 3 mascoloni. È interessante dire che le 3 bambine mascoloni hanno tutti i diritti e possono interloquire con i ragazzi a tu per tu, senza doversi nascondere e senza dover in qualche modo essere bullizzato, preso in giro. I ragazzi femminelli invece vengono per certi versi costretti a nascondersi, a fingere di amare il calcio. C'è quello che in qualche modo questo ci rappresenta, come nella società in cui noi viviamo, che è una società, appunto, prima parlavamo con Ivan Rodrigo, no, ancora connotata di una forte usando dei slogan, potremmo dire una società ancora fortemente sessista, eteronormativa, quello che è stigmatizzato, che è in qualche modo criticato, non accettato, quello che noi chiamiamo la femminilizzazione del maschio. Se oggi fossi venuto qui da voi, fossi presentato con una gonna, beh, credo che per quanto autorevole possa essere la presentazione che Marco ha fatto, saresti rimasti abbastanza sconcertati. Le nostre due amiche in mia fila hanno due belli eleganti jeans e si sentono a posto, eleganti, e dietro Ivan ha lo stesso jeans che portano loro. Cioè, come dire, quanto ogni qualvolta il maschio viene visto in un'ottica di femminilizzazione, tutto questo attiva una reazione nelle persone. Tuttora in una cultura che noi chiamiamo di omosessualità mediterranea, che quindi in qualche modo ci riguarda con tutte, riguarda anche tutto il bacino di Nord Africa, le persone si anche da volte autodefiniscono attivo o passivo nei rapporti sessuali. Se tu sei attivo, sei un maschio virile, e in certi contesti se sei passivo vieni subito disprezzato.
è lo stesso linguaggio che noi usiamo, è un linguaggio inconsapevolmente carico di stigma e pregiudizi. Ora, siamo, sono dei termini che possono apparire volgari, ma diciamo, io lo chiamo affanculo, è un qualcosa che è altamente offensivo, in qualche modo si apre tutto il discorso della sodomizzazione. D'altra parte Dante mette i sodomiti tra i vari Brunello latini all'inferno. C'è un bellissimo libro sull'omosessualità, sulla storia, che parla delle tribù sodomite che erano diffuse anche nel Medioevo, che dovevano essere però nascoste e che vivevano sempre il rischio, fino alla rivoluzione francese, di essere condannate al rogo, perché il rogo era la pena per le persone che avevano relazioni same sex omosessuali. Dobbiamo alla rivoluzione francese, al codice napoleonico, per la prima volta la depenalizzazione di quelli che erano considerati reati di opinione, l'eresia. I reati sono andati al rogo, con la rivoluzione francese questo non è accaduto più, e altrettanto è accaduto per la, quello che oggi chiamiamo omosessualità. Il termine è abbastanza recente, della fine dell'Ottocento, precedentemente il termine appunto era sodomia. E interessante anche rispetto alla storia, con la caduta dell'impero napoleonico, i vari regni tornarono nella loro vecchia, vecchie leggi, non il regno di Napoli che conservò lo statuto giuridico napoleonico, che non penalizzava same sex relationship tra i due inglesi. Ebbene, con l'Unità d'Italia venne applicato il codice di San Paolo, che prevedeva invece il reato di sodomia, che veniva proprio applicato da Torino fino a Roma, da Roma in giù non era applicato, perché era così diffuso che oggi diremmo un'omofilia generalizzata, in contesti in cui c'è una grossa segregazione di genere, che avrebbe creato molti problemi per i soldati di truppa. Con il regime fascista si decise che in qualche modo era bene non penalizzare, che il popolo italiano era così diritto e non c'era bisogno di legge apposta. Ecco, Marco mi dice che il video è pronto, però io lo mostrerei perché questo video ci mostra una serie di questioni che riguardano appunto l'età evolutiva dei bambini, che penso che come di credo noi spesso ci preoccupiamo e ci occupiamo. Quindi guardiamo questo video e poi vediamo anche se c'è qualche domanda che volete fare a proposito. Prego. Aveva 3 anni,
essere vero. È solo una fase, le pensavo, trascorso l'anno successivo cercando di trovare alternative. I ragazzi non possono indossare rosa e continuo a dire a mio figlio di fare quello che voleva, indossare abiti e lustro. Ma mio figlio mi disse di no, assolutamente di no. Era una bambina e chiede quali sono i giochi preferiti, giochi di principesse. Perché ti piacciono le principesse? Perché sì. E un maschietto con il suo piacere di principesse le chiede. Allora dice, ma io sono una bambina. E dopo 12 mesi in cui lei e il figlio erano infelici, finalmente lascia andare il mio bambino. Lo saluto. Cominciamo, lunedì. Abbiamo cambiato i pronomi al femminile, non più lui, non lui maschile ma lei. Si dice transgender, volevo un nome nuovo, un nome da femmina. All'inizio scelse l'arcobaleno, ma poi cambiò il nome, scelse il nome della zia, e lei fu più serena. E sarà ora una figlia. Parlami di principesse. Mi devi dire come volo un'astronave. La figlia felice. Lei ama sua figlia. Ma qualche volta dice, guardo le foto del mio bambino e mi manca tanto. Può sembrare strano. Alcune volte mi chiedo dove sia, alcune. È come se fosse stato un sogno di una notte. E quando mi sono svegliato, non c'era più. Adesso c'è una bambina al suo posto, che mi dice che il maschietto era solo un sogno, qualcuno che ho immaginato. Per lei non c'è mai stato un maschio. Non puoi spiegare di nuovo qual è la differenza tra te e Anna. Lei è una vagina, io un pene. Io sono una bambina con un pene. E lei è una bambina con una vagina. Tu sei un bambino con un pene, lei è una vagina che è la mamma. Sì. Adesso ho una figlia anziché un figlio. Cosa significa questo per lei? E per te come mamma? Non è per la mamma. Allora ormai vestiti femminili e usare pronomi diversi perché si chiama al femminile non al maschile. Dice, ma come ti faccio insegnare per essere una femmina? Con gli stereotipi. Non so come essere una femmina, si chiede la madre. Ragazzo, le macchie blu e viola. La bambina può diventare drago, può fare tutte cose che noi attribuiamo ai maschi. E può anche avere un pene. Ma cosa significa essere femmina? E chi decide se sei maschio o femmina? E la bambina dice io. Purtroppo il video è molto bello, visto così certo perde moltissimo, ma ci pone molti interrogativi. Interrogativi che hanno a che vedere con quello che poi dopo, penso anche dal punto di vista politico, questo movimento porta avanti. Cioè, interrogativi di come aiutare le persone a potersi autodeterminare, come poter aiutare le persone ad essere quelle che sono, sapendo che oggi la ricerca scientifica ha confermato che certamente l'omosessualità non è una malattia e penso che Marco ce l'abbia detto in modo chiaro, però io ho 69 anni, ho studiato medicina per diventare psicologo e ricordo ancora la clinica delle malattie mentali di Napoli dove le persone omosessuali erano curate con elettroshock e con insulinici.
alcune vie generazioni ricordano il caso Prebanti. Prebanti era un filosofo, aveva una relazione affettiva con Giovanni Sanfratello. I genitori di Giovanni Sanfratello, cattolici reazionari di Modena, andarono a Roma, rapirono il ragazzo, lo portarono dallo psichiatra di Modena, il professor Rossini, su cui testi noi studiavamo. E il professor Rossini fece una bella curetta, che era a base di 5 elettroshock e 4 coma insulinici. Andò un po' meno bene, o forse meno male, a Prebanti, che fu incriminato di un reato del codice fascista, codice Rocco, il reato di plagio, ed ebbe 9 anni di carcere. Quindi, come dire, la mia generazione è ancora intrisa di tutta una serie di pregiudizi legati a queste questioni. Per i giovani è più semplice, forse, è molto più facile. D'altra parte l'università, la scuola, la affronta questi temi. E che quindi un movimento come il vostro, un movimento fatto di persone aperte all'innovazione, aperte al cambiamento, aperte in qualche modo anche a trovare soluzioni rispetto alla sofferenza delle persone. L'importante è essere consapevoli che quando parliamo di omosessualità non è più oggi considerata una malattia. Anzi, quelli che propongono delle cure, queste cure riparative, hanno denunciato. L'ordine dei psicologi della Lombardia ha radiato lo psicologo che proponeva cure riparative. L'ordine dei psicologi della Campania ha nel suo codice deontologico tutta una serie di indicazioni che chiariscono come l'omosessualità non possa essere curata. Anzi, chiunque lo propone, propone qualcosa che può essere molto dannoso per la persona. Ricordo sempre, forse te l'ho raccontato la volta scorsa, una signora venuta da noi, noi abbiamo un ateneo, un sito www.pulismoomofobico.it, e il figlio di 20 anni si è dichiarato omosessuale e voleva andare a casa col proprio compagno. Vivo in un piccolo paese dell'interno della Napoletana. Ero molto preoccupati delle reazioni del paese, dei figli, dei cugini, del parentato, e vengono a chiedere chiarimenti da noi. Appena arriva la mamma in lacrime, in un stretto dialetto napoletano, posto non ci capisce più niente, quindi gli dice sempre il nuovo l'uomo, il mascolo sembra, cioè la signora confondeva quello che è l'orientamento sessuale con l'identità di genere. Essere omosessuale non significa non sentirsi profondamente maschio, ma solo sentire un rapporto affettivo con una persona del proprio stesso sesso. Ti trovava proprio di schifo, non la sa, e per far comprendere al padre che è un rapporto affettivo quello, quindi non c'è niente di schifoso. Ma non erano pronti i genitori, come molti anche attivisti possono essere pronti, perché ci portiamo tutti dietro un retaggio di una cultura che in qualche modo è ancora arcaico, non tiene conto di queste cose, viene in un paese profondamente virtuoso. Quindi proposi che venisse con un ragazzo. Venne un ragazzo alto, barba, faceva anche il militare come volontario. E quindi disse, signore, ma perché l'ha portato? Cosa posso fare ancora per lei? E lei insisteva che lo curassi. Non lo posso curare perché, come ho detto, non è una malattia, non si può curare. E chiunque lo propone dovete in qualche modo denunciarlo, perché va denunciato. E quel signore dimostrò come sia importante il lavoro che state facendo voi oggi, di cui siamo tutti grati a Marco. C'è un lavoro di chiarificazione, di aprire frontiere, aprirci la mente. Perché nel momento in cui lei ebbe la possibilità di parlare con l'esperto, di poter chiarire alcune sue dubbi e certezze, poté dirmi alla fine di un incontro, questo ha già capito che non si può fare niente. E disse, ma perché non si può fare niente? Questo, chi le ha fatte i sentimenti? È un fatto i sentimenti. Voi vedete quanto sia importante parlare, affrontare questi temi in un pubblico dibattito. Oggi tutta quest'area di patologizzazione riguardo le persone transgender. Come dicevo prima, i genitori vengono e dicono, professore, che si trans no,
proprio perché appunto è ancora visto come una malattia, un disturbo. Invece no, questo video ci mostra come uno dei modi in cui il genere può declinarsi e svilupparsi. C'è una collega americana, si chiama Nancy Shodron, ha scritto un libro interessante, il titolo è in inglese Masculinities, Femininities, Sexualities, cioè le mascolinità, le femminilità, le sessualità, che non esiste un modo di vivere la sessualità, non esiste un modo di essere maschio, un modo di essere femmina, sono stereotipi quelli che noi ci immaginiamo, no? O sono tutta una serie di qualcosa che ci riportiamo rispetto a valori religiosi, rispetto anche alla sessualità, insomma, no? Che per le persone che si sentono profondamente religiose implica un rapporto sessuale soltanto finalizzato alla procreazione. E non ha anche l'incontro, il piacere, ma oggi la moderna sessuologia ci mostra come è importante la sessualità che si è vissuta in tutte le sue complesse articolazioni. E questo libro appunto ci dice come dobbiamo cominciare a vedere tutto in un'ottica diversa. Io venerdì sarò a Lamezia Terme, affronto un altro tema, che anche questo è un grosso tabù di cui bisogna cominciare a parlare in un modo chiaro, definito. Sessualità e disabilità. Le persone disabili sono costrette, tutto siamo gravi disabilità motorie, a una vita casta, ma non è casta, è una vita, una prigione. Io insegno psicologia clinica ai tecnici ortopedici e sono molte ragazze, sono quelle che vanno a misurare gli arti e così via per poter fare apparecchi ortopedici, e loro mi raccontano che nella loro esperienza spesso quando vanno in casa di gravi disabili giovani accade che le madri li masturbino per evitare che possano poi disturbare l'operatrice. Pensate che cosa mostruosa, e che la buona madre è costretta a fare questo, e non nessuno la possa aiutare, nessuno la possa in qualche modo, o può anche confidarsi, perché c'è la vergogna. Di sessualità se ne parla molto poco, si parla con barzellette, se ne parla al bar, e questo va dalla sessualità maschile, ma c'è però la sessualità anche femminile, e anche quella richiede poi tutta una serie di aspetti, e molti sono gli interrogativi che ci poniamo da questo punto di vista. Quanto è solo sessualità, quanto c'è più di affettività, cioè quanto sia necessaria un'educazione sessuale che ci aiuti un po' a comprendere, ad aprire l'archi, ad aprire in qualche modo queste gabbie che ci circondano, una serie di finestre che ci facciano respirare meglio. E che quindi un movimento come il vostro che si interroghi su queste questioni. Spesso poi non è facile dare delle risposte. Una delle risposte che ci pongono alcune persone disabili, ma anche sui veri, penso, è quello appunto dell'assistentato sessuale. C'è una figura professionale che esiste in altri paesi, quali l'Olanda, quali la Svizzera, anche l'Austria, che appunto ha il compito di in qualche modo affrontare con i disabili il tema della sessualità, anche talvolta agendo, e chiaramente sono figure che non hanno niente a che vedere con la prostituzione. Come anche di sessualità non si parla in tante forme di disabilità. Io lavoro in un centro di sclerosi multipla e sono l'ultimo a portare una serie di problemi rispetto alla sessualità, ma i medici non interrogano mai la coppia su questo, e molto spesso questo crea anche un gelo nella coppia, perché la sessualità è anche un momento di incontro, è un momento di scarico, è un momento in cui la coppia si può ritrovare. Allora poter vivere in un modo libero, in un modo in cui non andiamo a danneggiare nessuno e a fare prevaricazioni, ma a vivere attraverso l'autodeterminazione di se stessi. È un modo in cui un movimento come il vostro penso debba sempre più impegnarsi ad affrontare tematiche appunto quali quelle dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, a interrogarsi come è oggi la condizione delle persone trans vecchie, che spesso sono abbandonate, sono sole,
qual è la condizione dei giovani cacciati di casa, che spesso non hanno dove andare. A Napoli, proprio ultimamente, è stato denunciato due ragazzi che sono stati scoperti dai genitori e avevano un rapporto affettivo, si sono cacciati di casa, hanno dormito per 8 giorni per strada. Allora questi genitori che non amano i loro figli, tanto qualcuno dice è meglio che avere un cancro, perché si vergognano, perché vedono, anche perché poi si interrogano di chi è la colpa, come mai è così? È un fatto genetico, è un fatto del cervello, è un fatto ereditario. La scienza dal punto di vista delle risposte, la risposta oggi è abbastanza chiara, perché quando noi parliamo di queste questioni non dobbiamo guardare solo fattori, ma sempre un insieme di fattori. Fattori che hanno a che vedere con il corpo, il cervello, brain, i geni, ma la scienza ha dimostrato anche che attraverso l'epigenetica i geni possono modificarsi nel contatto con l'ambiente, adattarsi al contesto dell'ambiente. Quindi non basta parlare di eredità di corpo, come dicevo prima. L'importante è anche il rapporto affettivo, relazionale, la storia di una persona. E quindi, come vedete, è dal mettere insieme vari fattori che viene poi quello che noi siamo, il settore personale. Quindi non parliamo di orientamento sessuale, parliamo di qualcosa che è naturale, che è contro natura, è una cosa che oggi scientificamente non è valida. Sapendo appunto che quando parliamo di questa questione bisogna parlare di qualcosa in cui c'è una stretta interazione, come diciamo, natura e cultura, ma soltanto che per l'identità di genere. Qualcuno citava la legge di Sodolo, che in questo libro si dice, quando noi parliamo di identità di genere, cioè sentirsi maschio o femmina e di orientamento sessuale, dobbiamo immaginarci sempre come un arcobaleno, con tutte le nuanze che lui è possibile immaginare, con tutti i colori che in qualche modo mostrano anche per la bandiera rainbow dei movimenti LGBT, delle persone lesbiche, gay, intersessuali, transessuali. E allora, essere qui oggi, è stato più un piacere perché penso che uno dei compiti dell'università è quello di diffondere conoscenza. L'università è quello di poter in qualche modo dare risposte, spiegare le domande, rispetto a dubbi che voi abbiate, in modo tale che voi possiate poi dopo diffondere questa informazione, trasmetterla ad altri. E se incontrerete un amico, un parente, un cugino che ha il dramma del figlio omosessuale, potrò comprendere che non è un dramma, è un figlio che ha un orientamento che è molto naturale, fa parte dell'essere umano. Se voi riuscite a convincere questa persona che non è una tragedia, darete a questa persona un grande aiuto e aiuterete un ragazzo che è destinato a una vita di sofferenza se la famiglia per primo non lo accoglie. Uno dei motivi del suicidio giovane è spesso un'accettazione della propria sessualità, la vergogna, la paura dei genitori, la relazione dei genitori, o la reazione dei compagni a scuola. Il famoso ragazzo di cui i pantaloni rosa, di cui si parlò tanto 2 anni fa sul giornale, si suicidò perché in classe era sottoposto a scherzi, a torture psicologiche. E non è giusto che un ragazzo non viva serenamente la propria vita soltanto perché forse non è neanche omosessuale, ma è un po' diverso, un po' strano rispetto agli altri. E quindi il vostro compito è un po' quello di sostenere dal punto di vista culturale tutto questo e anche il movimento porta avanti sempre più una serie di iniziative che portano avanti un discorso chiaro. Prima Marco ci parlava anche di alcuni limiti della legge sull'omicidio rispetto a tutta una serie di reazioni che sono avute rispetto a quella che era la step adosso, perché non stiamo parlando neanche di questioni che hanno a che vedere con l'adozione di bambini da parte di una coppia, ma della possibilità che una coppia omogenitoriale sia offerta anche all'altro genitore l'opportunità di poter adottare il bambino.
e i tribunali sono già espressi. La cosa assurda è che siano i tribunali di esprimersi prima del nostro Parlamento, perché hanno detto che quello che è importante non è tanto che la coppia sia di un maschio e una femmina, ma che il bambino abbia un ambiente familiare accogliente, che gli mostri affetto, che gli faccia sentire di essere voluto bene. E tutte le ricerche scientifiche fatte su bambini che sono in coppia omogenitoriale ci mostrano che non c'è niente di diverso rispetto allo sviluppo. Alcuni dicono, ma poi che succede con gli epichetti a scuola, qua e là? Io ripeto, ho 69 anni, quando io ero ragazzo, essendo invitato a una festa di compleanno da un amichetto i cui genitori erano separati, non c'era anche il divorzio, ma mi diceva, mamma mia, non ci va, sai, sono genitori separati. Oggi ci fa sorridere questo. Oggi è la norma, verrebbe a dire, che una famiglia sia ricostruita. All'epoca, per i miei genitori, era pericoloso che un ragazzo frequentasse un bambino figlio di un coppia separata. Pensate quante cose stanno cambiando rapidamente. E quindi, come dire, credo che il vostro compito che siete qui è quello di diffondere, diciamo, la verità scientifica, che queste questioni non sono questioni di malattia, non sono questioni di vizio, è anche una disturbo, è un modo di essere. E che però se non sono aiutati i giovani ad affrontare lo stigma, il pregiudizio e tutte le violenze, tutto questo porterà a gravi problemi di salute mentale in futuro, di cui il paese poi saremo una parte responsabile, d'altra parte però avranno un costo per la società, la malattia mentale poi costante. Quindi io ringrazio Marco per l'invitato e se c'è qualche altra domanda sono qui per rispondere. Grazie. Grazie mille, prof. Paolo Valerio. Adesso passo la parola a Simona Coscarella, psicologa e consigliera EOS Arcigay Cosenza. Buonasera a tutti, insomma, fedeli che riescono a restare fino alla fine. Allora, io pensavo, appunto, sono consigliera in EOS Arcigay da un paio d'anni e sono 4 anni circa che collaboro comunque con l'associazione Arcigay Cosentina. Ci sono altre 2 importanti realtà in Calabria che riguardano Arcigay, una è Catanzaro che è nata o rinata da un anno circa e poi c'è anche una grossa associazione Reggio Calabria che va avanti da molti anni e fece anche il primo Gay Pride in Calabria qualche anno fa. Hanno già detto tanto i miei predecessori, per cui io vorrei invece parlare in maniera più importante della realtà che noi abbiamo qui sul territorio e che Arcigay è un po' l'unico, no, insieme anche a certi diritti, ma sono gli unici baluardi che hanno un po' la contezza della situazione qui in Calabria. Doveva esserci una sede dell'UNAR che appunto si occupa di rispetto e dignità della persona, di rispetto dei diritti civili ad ampio margine, quindi contro ogni tipo di discriminazione, ma come tutte le cose un po' calabresi non c'è stato qualcuno che se ne è occupato in maniera preponderante, per cui anche quelle denunce che dovevano arrivare non sono arrivate. Infatti noi, in particolare la presidentessa di Arcigay, Lavinia Durantini, è colei che in genere raccoglie le dichiarazioni di discriminazioni subite sul territorio che riguardano la comunità LGBT. Ma sono pochissime e infatti erano usciti comunque dei documenti negli anni passati che parlavano del fatto che in Calabria non ci fosse discriminazione. In realtà in Calabria la gente non denuncia nel mobbing sul lavoro, perché mi fece sorridere qualche giorno fa leggere che in Svezia si era registrato il più alto numero di molestie sessuali. In realtà in Svezia denunciano anche un complimento sul lavoro come molestie sessuali, cosa a cui noi chiaramente invece
quando capita sui nostri posti di lavoro rispondiamo con un sorriso, con un grazie anche se il complimento non è troppo volgare. Per cui la cosa intanto da segnalare è che con questa proposta di legge sul appunto un monitoraggio sulle dinamiche di omotransfobia in Calabria si possa creare un primo osservatorio reale forse su questo fenomeno e quindi che anche magari la legge Cirinna possa essere rappresentare quel coraggio delle persone di rivolgersi a qualcuno, di esporre e di far emergere gli atti di discriminazione che possono capitare sul territorio, come ha fatto la coppia che si è rivolta appunto, aveva prenotato una vacanza in sostanza e si è ritrovata senza più la vacanza nel momento in cui è emerso che la coppia fosse composta da due persone dello stesso sesso. Quindi forse quello che io vedo in questa legge, che chiaramente offre dei diritti, ma forse fa anche sentire più tutelate le persone nel poter manifesta il proprio dissenso rispetto al trattamento che può ricevere, magari anche in ambito lavorativo, chi lo sa, perché questa è un'altra piaga del nostro territorio, in cui spesso si sottostà, a prescindere dall'orientamento, a trattamenti poco dignitosi e poco legati al diritto civile. Ecco, quindi sostanzialmente anche noi di Arci Gay, a parte avere un numero molto esiguo di tesserati, esclusi noi che siamo nel direttivo, ci troviamo spesso a trovare un muro proprio nella comunità stessa. Cioè, coloro che partecipano di meno, paradossalmente, che sono meno presenti alle nostre attività, alle nostre iniziative a vario titolo, dal sostegno psicologico, mindfulness, oppure semplicemente presentazioni di libri, mostre, ecco, veramente, o quando appunto si parla anche di diritti, quelli che sono più assenti sono proprio gli appartenenti alla comunità, che ci sono e sono tanti, vanno, cioè frequentano discoteche, frequentano locali, frequentano università, vengono anche dalla provincia, non necessariamente da Cosenza, ma forse un po' per noia, non lo so, forse siamo noiosi, riusciamo poco, ecco, ad essere intercettati dalla comunità. E noi comunque cerchiamo di essere attivi e di uscire dalla nostra sede, per cui ci occupiamo di prevenzione un paio di volte l'anno, facciamo dei banchetti nelle piazze per parlare di malattie sessualmente trasmissibili che non sono sparite con la fine degli anni 90, ma bensì sono ancora attive, e quindi cerchiamo di portare il nostro contributo. Questo, cerchiamo di creare dei progetti con le scuole e quindi anche lì troviamo chiaramente in alcuni casi, in alcuni contesti un terreno fertile, e in altri invece come questo inverno scopriamo di convegni che parlano del gender tenuti in scuole pubbliche, scuole medie, quindi dove il bullismo forse è anche un fenomeno più vivo e più presente, e non veniamo invitati per dibattito civile in cui si possono sentire appunto tutte le campane, e ci viene risposto dalla preside di istituto che nella sua scuola, come se un esercizio pubblico appartenga a qualcuno, nella sua scuola sostanzialmente invita ai dibattiti chi vuole. Quindi ritornando invece al sociale, perché io sono una psicologa, sono molto attenta soprattutto questo ambito, all'ordine degli psicologi e dei colleghi sul territorio. E secondo me bisogna fare un'opera fortissima di educazione nelle scuole e formazione a livello professionale, perché l'ordine dei giornalisti ad esempio non ci ha dato il come si chiama, adesso non mi viene il titolo, praticamente noi abbiamo fatto il Gay Pride l'1
luglio e l'ordine dei giornalisti non, ci ha, non ha sostenuto l'iniziativa, quindi non ci ha dato il coraggio, non mi vedo. Così come il sindaco, oltre a non patrocinare l'evento, in questo in contrasto fortissimo che ci fa capire anche come la Calabria sia piena di contraddizioni, perché abbiamo trovato un entusiasta presidente della, della provincia, che poi anche il sindaco di Calabria, eccetera, una persona fantastica, di cui non ricordo assolutamente il nome, ma meraviglioso, e poi la regione presenta nello stesso periodo una proposta di legge su queste tematiche, e invece il sindaco di Cosenza, che si presenta come voglio dire innovatore, portatore di cultura di turismo in questa città, non ci, in realtà non ci ha risposto per due mesi, e poi si è riuscito con un comunicato sul sito del comune, quindi ancora peggio il fatto che anche ad una nostra richiesta di essere accettati per un confronto non c'è stata nessuna risposta. Rispetto ai diritti di un cittadino, questo penso che vada anche oltre le competenze poi legate alla comprensione della del diverso modo di esistere. E io come psicologa, a maggior ragione, nei miei colleghi vedo zero informazioni. Il dottor Paolo Valerio ci spiega di come reagiscono i genitori nel suo reparto, formato da un equipe multidisciplinare che segue le persone nell'iter passaggio da un genere all'altro nella maniera più delicata e informata possibile, mentre da noi non riusciamo a trovare in Calabria persone competenti su questo argomento che possano seguire la persona nei primi sei mesi, ai quali poi segue, quindi sarebbero queste persone, lo psicologo, l'endocrinologo, non ci sono endocrinologi preparati su questo argomento, quindi sugli ormoni che poi la persona deve prendere per poter iniziare un percorso di transizione, e avvocati volenterosi, ma comunque non preparati per il momento. Quindi noi in Calabria abbiamo proprio un intero, come dire, contesto vuoto su queste tematiche. E un ragazzo, perché anche in questo caso i ragazzi che stanno facendo il percorso da femmina, quindi F2M, in acronimo, ne ho conosciuti quattro e li ho seguiti nel mio studio. Non ho mai conosciuto nel mio studio, quindi, una persona che invece sta facendo il percorso da M, quindi da maschio e femmina. E questo fa capire quanta ritrosia ci sia a esporsi anche in questo caso, no? Mentre tutti i giovani, devo dire, quindi i diciottenni, forse i giovani sono anche un po' più predisposti a venire fuori, predisposti a cercare aiuto, a farsi conoscere, a mettersi in gioco, però dubito che non ci siano dei ragazzi giovani che stanno facendo l'altro percorso, ma io non li conosco. E mi hanno raccontato di storie ancora più terribili nell'ambito pubblico. Un ragazzo in particolare per due anni ha dovuto subire la sua psicologa che si rifiutava di chiamarlo al maschile, perché ancora non si vedevano i segni nel suo corpo di questa mascolinità, quindi ancora sei femmina, sostanzialmente perché ti devo chiamare, devo avere rispetto del tuo desiderio di essere chiamato al maschile. E quindi sentire questo per me che faccio questa professione è un po' preoccupante, in quanto uno dei primi, se proprio ci vogliamo fare riferimento a quello, uno dei primi articoli del codice deontologico è proprio quello che un psicologo non può giudicare. Figuriamoci il pregiudizio. Per cui mi lascia basito ogni giorno scoprire fatti del genere o in ambito universitario, nel momento in cui si fa formazione personale già adulto, insomma, psicologi, educatori, quindi
ma stiamo parlando di un ambito sociale che ha a che fare con tutte le fasce più deboli. Negare l'evidenza scientifica di almeno 100 studi condotti sulle famiglie omogenitoriali per capire che tipo di influenza potessero avere sulla crescita di un bambino, cioè negare l'esistenza. Poi per fortuna alcune colleghe, come esistono un po' gli studi, sono più di 100, ma davvero, ma io non ne so, non ne conosco l'esistenza bene, sarebbe il caso che prima di parlare magari ci si informa e che non si vada avanti solo per la propria idea, essendo magari anche psicologo infantile. Queste cose mi preoccupano e mi fanno pensare che se non si parte da qui non si può parlare di diritti civili, perché stiamo parlando di ambiti sanitari, medici o assistenti sociali, quindi comunque legati al sociale, che entrano nelle situazioni di persone che dovrebbero avere una certa professionalità, tanto da avere a che fare con le situazioni più delicate. E quindi se lì, e quindi non stiamo parlando, non so, dell'ingegnere, del manovale, piuttosto che, non lo so, di altre professionalità, forse un po' più distanti da queste tematiche, se invece proprio in ciò che riguarda il sociale non c'è un'attenzione, non c'è una formazione, non c'è una curiosità, non c'è il capire che abbiamo delle lacune, perché ci sono delle cose che esistono e noi non possiamo far finta che non sia così, non possiamo ignorarle. E quindi io ritengo che già dal nostro documento politico emerge una volontà in questo senso di chiedere e di lavorare anche, cioè di metterci noi in prima linea per migliorare la comunicazione in questa regione, migliorare, quindi approfondire l'ambito educativo, cercare in tutti i modi di entrare nelle scuole anche dell'infanzia, perché tutti i bambini dovrebbero sapere che ci sono più modelli di famiglia e non solo uno sul quale poi connotare tutto il resto come una, non lo so, un'eccezione, ecco, no? Quindi qualcosa che non va, che non è nella norma, che è un'eccezione. E soprattutto nella formazione, che ritengo sia necessaria per tutte le categorie professionali, a maggior ragione quelle più vicine al pubblico, nella comunicazione, nell'ambito sanitario e sociale in generale. Perché ancora, anche a livello italiano, se ancora leggo sulle violenze di Rimini o trans, c'è qualcosa che non va nella nostra capacità di fare anche il nostro lavoro, perché un giornalista dovrebbe essere quantomeno sul linguaggio più idoneo da utilizzare in un articolo. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di portare avanti, e anche, insomma, la mia visione personale della situazione generale complessiva e specifica del nostro territorio. Grazie. Grazie Simona Toscano. Adesso la farò una domanda a Riccardo Cristiano di Liberi TV. Sì, praticamente diciamo che Simona Coscarella mi ha metà tolto le parole di bocca, ma voglio ricollegare al professor Paolo Valerio, perché inerente proprio alla vicenda proprio di questi giorni dello stupro di Rimini, proprio i giornali, molte volte è capitato proprio dalla radio di sentire, appunto, di individuare questa persona transgender, che transgender dicevamo prima, M2F, il trans, ma non si va ad affrontare che cosa? Cioè si sposta l'attenzione sul migrante e quindi si sposta l'attenzione sullo stupro, ma non si parla dello stupro, cioè della ragione che porta degli individui, quindi non dei migranti, delle persone, a violentare una donna, una persona transgender che comunque è sempre una donna. Si parla del fatto in sé, cioè che siano stati dei migranti a violentare, invece di pensare allo stupro. Perché nasce lo stupro? Perché la donna comunque è vista come un essere più debole, e quindi
quello che diceva prima il professor Paolo Valerio, cioè ovvero della fallocentricità della mentalità italiana. E quindi io penso che sia una questione di cultura. E quindi volevo chiedere cosa al professor Valerio: quanto conta, diciamo, dare una cultura e dare una dignità alle persone, siano esse migranti, siano esse transgender, siano esse LGBT, in quanto persone e non in quanto soggetti da violentare con le parole? Perché la violenza avviene verbalmente, come spiegava appunto prima la psicologa Simona Coscarella, avviene nelle famiglie e all'esterno delle famiglie, quando si verbalizza una parola, come quando si dice appunto frocio, quando si dice il trans piuttosto che la trans. Quanto conta appunto questa violenza che viene fatta nelle scuole nel non affrontare magari una tematica come la diversità, anzi no, la varietà, come diceva invece Marco Marchese? Quanto conta, diciamo, l'essere come individuo e non come categoria, la gabbia della categoria in quanto appartenenti a una categoria che ci vogliono categorizzare? Grazie. Ma la tua domanda, uno mi fa in mente due cose. Io dipendo anche un po' come diceva lei prima, no? Cioè quanto, qui appena un momento politico, non so se voi sapete, esistono i crimini d'odio. Cioè se io insulto una persona sulla base dell'etnia o dell'appartenenza religiosa, sono punito, ma la punizione è aumentata, perché appunto è un crimine d'odio. Se io invece appena una persona e la insulto per il suo orientamento sessuale e gli dico frocio di merda, scusate il termine, questo non viene considerato un crimine d'odio e la legge del Parlamento è bloccata, non si riesce a fare la passione, perché è importante anche il movimento non prenda atto di tutto questo. Tornando al tuo discorso di prima, penso anche a un altro episodio, una scuola dell'infanzia, quindi bambini dai 3 ai 5-6 anni. La maestra nota che una bambina di, e qui uso un termine, dirò, pelle scura e non di colore, perché se dicessi colore io già starei usando un pregiudizio, direi che gli altri dicono io non ho un colore, il mio è la norma, tutto il resto invece. Il colore di pelle scura era sola, non giocava, la bambina guardava un po' con sospetto. La maestra nota tutto questo e fa un trattamento pedagogico brillante ma banale, una poesia. La poesia era sull'autunno, quando le foglie hanno il colore della pelle della vostra amichetta, che è morbida, liscia, comincia a accarezzarla. Tutti i bambini si avvicinano e l'accarezzano. Dopo pochi minuti quella bambina gioca con gli altri. Arriva il momento della pausa merenda, gioco libero. I bambini che gioco scelgono, e la maestra li guarda compiaciuti senza fare un intervento pedagogico, il gioco delle veline, dove le bambine sfilano e i maschietti le valutano. Qui nasce il crimine del femminicidio, qui nasce il rispetto della donna, qui nasce lo stereotipo che la donna deve essere bella per piacere a un maschio e il maschio deve valutarla e poi un giorno d'adulto sarà l'oggetto. Allora mi dire, talvolta non bastano leggi, ma imporre una cultura diversa, sin dalla scuola dell'infanzia. Quella maestra, che pure era una pedagoga raffinata, aver colto la discriminazione legata all'etnia e al colore della pelle, non fu in grado di cogliere la discriminazione legata a un genere come femminile, e non proporre un gioco inverso. Ragazzi, cambiamo gioco, ora i maschietti sfilano, le femminucce li valutano, e vediamo che significa se è stato un punto bello e così via. Allora mi dire quanto lavoro bisogna ancora fare, e quindi sono d'accordo con te che è la scuola il primo, dovrebbe essere la famiglia, rispetto alla famiglia, e così vittima della televisione e di una cattiva informazione della stampa che non riesce in qualche modo a farlo, ma un insegnante della scuola dovrebbe cogliere questi elementi e quindi proporre sempre più nelle scuole quello che chiamiamo una cultura della differenza, una cultura che vede nella differenza una risorsa, un valore e non qualcosa da, diciamo, condannare o discriminare. Quindi da una parte cerchiamo di portare avanti questa legge con il crimine d'odio che si estende anche alla discriminazione sulla base
dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, e promuoviamo una scuola nella quale si combatte appunto il pregiudizio che lo psicologo vada nella scuola a fare proselitismo di omosessuale e transessuale. Nessuno poi si è trasformato in omosessuale a causa di uno psicologo che voglia proporre una cultura diversa, né tantomeno transessuale. Ma invece i bambini e le bambine che sono altamente, fortemente inclusivi vanno aiutati in questo. Così una bambina che torna a casa e disse alla mamma: mamma, che bello, ho visto due ragazzi che si baciavano. Per lei era normale. E la mamma: che schifo, sono malati, no, quelli sono omosessuali. Vedete, no, lì comincia. Volevo dire quanto la scuola deve portare un messaggio forte, chiaro, non ideologico, ma scientifico, che aiuti i bambini e le bambine che saranno i nostri futuri adulti a comprendere che soltanto in un mondo in cui la diversità venga vista con un occhio non critico, ma con un occhio che voglia leggere la storia. Purtroppo è un momento storico politico difficile, insomma, perché anche pensavo ora al discorso della zanzara, della malaria, no? Subito, come dicevi tu, non si guarda a che è successo in quell'ospedale, come l'ospedale ha accolto questo, ma tu dici i due bambini e gli immigrati. Allora vuol dire, siamo attenti, perché questo già lo dissi la volta scorsa, caro Marco, abbiamo pianto a novembre i bambini morti per l'olocausto, i bambini ebrei mandati in camere a gas, e oggi abbiamo i bambini di Aleppo, i bambini della Siria, i bambini vengono dai paesi dove la guerra distrugge ogni valore, e li guardiamo con sospetto. Quello che è accaduto oggi in America ci deve anche preoccupare, quando Trump appunto blocca la legge di Obama che dava il diritto ai figli degli immigrati di seconda generazione di poter essere riconosciuti come americani. E quindi anche al momento proporremo un interrogativo rispetto allo ius soli, che non riguarda, diciamo, li vengono da fuori, ma quelli nati nel nostro paese. E lì che cosa stanno facendo? La discriminazione quando questi bambini e bambine frequentano le nostre scuole, frequentano i nostri figli, i nostri nipoti. E li consideriamo degli estranei per la politica, che poi appunto possa portare perdita di posti o di valori. Sono risposte difficili da dare, ma siamo molto attenti, perché il rischio di passare poi ad essere noi stessi razzisti e discriminanti è un rischio molto molto pericoloso. E quindi che siamo qui oggi a parlarne insieme e a discutere questo ripeto che sia il primo valore di questo vostro movimento, che promuove una cultura, che per esempio poi sia proprio una cultura che vede la differenza, una risorsa e non uno ostacolo. Vorrei focalizzarmi più che altro adesso e cambiare il discorso. Io sono rappresentante anche di Avenitalia. Avenitalia è la comunità, il forum, la comunità di asessuali italiani. Prima sono stati citati gli asessuali da Marco Marchese. Siamo una comunità che sta crescendo, siamo visti con sospetto, perché il nuovo viene visto sempre con sospetto, ciò che non viene definito normale viene visto con sospetto. Quindi io sono qua a rappresentare anche questa comunità che appunto non si tira indietro, ma ci mette la faccia e cerca di farsi conoscere. Accolgo il messaggio di Marco. Perché questo nuovo ci mette tanta ansia? Uso un termine di psicopatologia. Ma tutto questo ha a che vedere proprio con la vita. Qual è il primo momento nel quale, come esseri umani, noi viviamo un cambiamento che è quello catastrofico? La nascita.
come tipo il bambino da quella situazione di insicurezza, di benessere che vive nel ventre materno, si trova esposto a sentire, a percepire caldo, freddo, fame. E lì è molto importante la figura materna, che svolge una funzione, diciamo, di holding, di contenimento, di abbraccia, lo tiene. E quello che la ricerca scientifica ha dimostrato in campo psicologico, che tutte le modalità con le quali noi come esseri umani ci adattiamo al contesto esterno, e usando quei termini tecnici, psicologici, io faccio riferimento a quelli che gli psicanalisti chiamano i meccanismi di difesa dell'io, cioè quelle soluzioni che la mente adotta per adattarsi al contesto esterno, rimozione, negazione, sublimazione, o usando un altro linguaggio, quello cognitivista, coping device, schemi di adattamento, cioè i processi di adattamento all'esterno. Bene, quelli che noi nell'infanzia adottiamo sono gli stessi che adotteremo nell'età adulta. E quindi ogni volta c'è un cambiamento, ma anche per un giorno di scuola, per un giorno di università, pensando alle metà, per un giorno di pensionamento, lo affronteremo con le stesse modalità, con le stesse soluzioni psicologiche dell'infanzia. Quello che mi dire, tutto quello che è nuovo spaventa, perché in qualche modo implica un processo di adattamento, e molto spesso il nuovo ci spaventa. E allora noleggia anche i meccanismi di difesa come degli ombrelli, insomma, no? In Inghilterra quando piove uno ha un ombrello in borsa per ripararsi dalla pioggia. Ma se noi ci troviamo in contesti in cui il cambiamento è rapido, continuo e anche fortissimo, diventano delle tempeste, diventano degli tsunami, e nessun ombrello basta più. Allora Napoli è una città aperta, tollerante rispetto alla differenza anche di etnie. E oggi con tutto questo problema che pone gli immigrati, la gente è spaventata. Poi perché non è aiutata a comprendere che in qualche modo sono fenomeni con quale dobbiamo confrontarci e trovare adattamenti. Quindi, caro Marco, è un po' questo che porta a essere spaventati nel cambiamento, no? Perché sono poi processi mentali che sono in qualche modo, cioè, appunto, legati proprio alle tue esperienze di vita, e quanto è importante in quel momento ci sia una figura genitoriale come base sicura, forte, per aiutare il bambino e la bambina ad essere un futuro adulto sereno. Direi, se non ci sono altre domande, di chiudere il convegno. Ringrazio innanzitutto tutti i relatori che sono stati presenti qui a dare la loro testimonianza, a parlare di un tema delicato come quello dei diritti civili e soprattutto di un tema importante che sta a cuore a molte persone. Vorrei ringraziare anche il meetup Cosenza e Oltre, il meetup dell'Idea, per l'organizzazione, e niente, qui concludo ringraziando tutti i presenti e una buona serata a tutti, grazie.